Sanremo 2024, John Travolta, polemica e giallo sulle scarpe. Nella serata che ha visto l'Ariston brillare sotto i riflettori del Festival di Sanremo 2024, John Travolta ha scaldato i cuori e acceso le danze, trasformando il palco in un vero e proprio dance floor. L'attore statunitense, icona indiscussa del cinema mondiale grazie a film come Grease, ha fatto tappa al prestigioso festival italiano, regalando ai presenti e ai telespettatori da casa momenti indimenticabili e di pura magia scenica. Accanto al padrone di casa, Amadeus, e al carismatico Fiorello, Travolta ha rivisitato alcune delle sue performance più celebri, lasciando il pubblico in estasi. Tuttavia, non tutto è filato liscio come l'olio nella serata di gala. Un dettaglio ha catturato l'attenzione degli osservatori più attenti: le scarpe indossate da Travolta. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, al cachet già cospicuo dell'attore, stimato intorno al €500.000 di euro, si aggiungerebbe il coinvolgimento di uno sponsor esterno, precisamente il marchio italiano U-Power, noto produttore di calzature. Le scarpe bianche, indossate sotto un elegante abito scuro, non solo hanno brillato sotto i riflettori per il loro stile inconfondibile, ma hanno anche sollevato interrogativi sul possibile caso di pubblicità occulta. L'episodio riaccende la discussione sulla pubblicità occulta all'interno del festival, un tema che ha già visto protagonisti in passato altri celebri volti come Chiara Ferragni, sanzionata insieme ad Amadeus per aver promosso Instagram durante una diretta. La questione delle scarpe di Travolta si inserisce in questo contesto delicato, sollevando dubbi sulla trasparenza delle sponsorizzazioni all'interno dell'evento. Nel frattempo, l'esibizione di Travolta, che ha incluso anche un'esilarante interpretazione del Ballo del Quaquà insieme a Fiorello e Amadeus, ha regalato momenti di leggera comicità. Fiorello, con il suo consueto spirito ironico, ha commentato l'accaduto durante una puntata speciale di Viva Rai 2 dedicata a Sanremo, scherzando sul destino delle loro carriere dopo una gag così audace. Nonostante le polemiche, il Festival di Sanremo 2024 continua a essere un palcoscenico di eccezionale visibilità e di incontro tra cultura, musica e spettacolo, capace di mescolare leggerezza e tematiche più profonde, come testimoniato dal toccante intervento di Giovanni Allevi sulla sua battaglia contro il cancro. Resta da vedere come si evolverà la situazione riguardante le scarpe di Travolta e se questo episodio lascerà un segno nel regolamento futuro del festival. In conclusione, l'apparizione di John Travolta al Festival di Sanremo 2024 si rivela essere un doppio filo a cui il pubblico e i media hanno risposto con entusiasmo e perplessità. Da un lato, l'energia e il carisma dell'attore hanno regalato momenti indimenticabili, evidenziando la capacità del festival di attrarre star internazionali e di offrire spettacolo di alta qualità. Dall'altro, la controversia sulle scarpe ha acceso i riflettori su questioni etiche e regolamentari, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sull'integrità delle pratiche pubblicitarie all'interno di eventi di tale portata. Questo episodio serve da monito per gli organizzatori di eventi futuri, sottolineando l'importanza di una chiara distinzione tra contenuto editoriale e promozionale, in linea con le aspettative di un pubblico sempre più attento e informato. Nel mentre, il Festival di Sanremo continua a tessere la sua trama unica nel panorama culturale italiano, rimanendo una vetrina privilegiata per la musica, l'arte e il dialogo tra generazioni e culture diverse, pur navigando le acque talvolta turbolente della moderna industria dell'intrattenimento. Anche questa potrebbe essere pubblicità occulta? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.